Siamo con Luigi Palamara, si ritorna di nuovo in campo, Luigi? Sì, si ritorna dopo una pausa, ma non è che sia stata una pausa dove non ho fatto nulla. Intanto ho scritto un libro, ne sto scrivendo un secondo e adesso ritorno in quello che è stato il mio territorio per più di 10 anni, ritorno con nuove iniziative, con un nuovo progetto e comunque cercherò di fare come ho sempre fatto, di essere riferimento nel territorio per la gente comune. Tra virgolette, questa tua assenza perché? Ma tanti sono i motivi, sai, quando la vita ti mette a dura prova devi sostenere, intanto spostiamoci se no ci mettono sotto, devi sostenere intanto te stesso e poi cercare di riprendere da dove avevi lasciato, per cui sai, io ho 56 anni, a 56 anni è bello rimettersi in gioco di nuovo, è stato brutto aver vissuto quasi 2 anni di buio, tra virgolette, però non è che non ho combinato nulla. Adesso riparto con quei progetti che avevo in mente di fare, sperando che sia la volta buona di realizzarli. Parliamo di questo libro, cosa tratta e come nasce l'idea di scrivere un libro? Ma è il primo libro che ho scritto, è un romanzo autobiografico, non il mio chiaramente. Il secondo invece è un po' autobiografico, che rispecchia anche il volto della società civile che viviamo adesso, visto con gli occhi di un ragazzo che è nato e cresciuto in Aspromonte, un ragazzo ingenuo che però poi ha imparato tanto della vita e forse ad essere meno ingenuo, anche se dici tu l'hai imparato a 56 anni, sì, a 56 anni si impara, perché in effetti ognuno di noi è sempre un bambino, no? Io poi in maniera particolare sono sempre stato un sognatore, un bambino sognatore, adesso capisci bene che gli anni che ti rimangono sono sempre di meno e quindi devi cercare di concretizzare questi tuoi sogni. E la voglia di scrivere nasce, visto che mi hai fatto la domanda perché scrivere un libro o dei libri, ma nasce dalla passione, la passione di voler trasmettere e lasciare qualcosa, quindi non per essere autoreferenziale, però poi quello, io ho sempre sostenuto che chi legge diventa poi il proprietario di quello che legge, quindi non è importante chi lo scrive, è importante chi lo legge e lo fa suo, chiaramente. Il direttore ci autorizza la pubblicazione sul web? Autorizzo qualunque tipo di pubblicazione a Graziano Tomarchio, perché intanto sei un amico, poi sei un professionista, per cui non può che farmi piacere. Grazie, direttore.